Buonasera, benvenuti. C'è ancora sì qualcuno ancora in arrivo, ma per mantenere fede un po' ai nostri ritmi, ai nostri orari, e visto che siete qui già in tanti, do un benvenuto a tutti voi, ai nostri amici. Una serata che si preannuncia molto stimolante. Un titolo che subito ha aperto, credo, molte direzioni nel nostro pensiero. Una città senza padri? E anche se diciamo una città senza padri, riflettiamo su un tempo complessivamente, forse, che abbiamo l'impressione sia senza padri. E le risposte, così come le domande che nascono intorno a un tema del genere, sono tante anche le risposte che si possono dare, che si possono offrire riflettendo su una società, su un tempo che di padri ha bisogno, di indirizzi, di percorsi a volte neanche facili, dove l'educare e il far crescere pone anche dei limiti, la sofferenza di seguire un percorso. E nello stesso tempo, una stagione in cui ci chiediamo se i padri, anche quelli che ci sono stati, quelli che hanno tentato di forgiare le generazioni più recenti, non siano poi anche stati invece malamente rimossi, dimenticati. A volte sono i padri a divorare i figli, però anche i figli a volte hanno un conflitto molto profondo con il genitore. Comunque, visto che qui al tavolo con noi le mie banalità ve le risparmio e invece ringrazio moltissimo per aver sollecitato, grazie anche all'idea che serpeggiava già da tempo nella mente di un'amica, la dottoressa Santi, perché non si può dire, un'amica del centro, un'iscritta al centro, visto che il centro si nutre anche delle idee, delle ipotesi che forniscono le persone che ci seguono, che conducono un percorso comune, e questo per noi è molto significativo. Il padre fondatore del centro, per restare sul tema dei padri, padre Michele Casali, amava molto fermarsi a chiacchierare con iscritti, non iscritti, persone che comunque potessero essere interessate ad essere coinvolte, a suggerire. Beh, questa sera al tavolo abbiamo Stefano Bolognini. Professore, è così piacevole per noi, importante ritrovarla. Abbiamo avuto percorsi comuni, incontri molto importanti, ma era già qualche anno che non avevamo il piacere di averla con noi. Il professor Bolognini, nel mondo della psicanalisi, sappiamo il posto che occupa, quindi sappiamo già anche quali sollecitazioni, quali interpretazioni, quali riflessioni può porre sul tema del padre. Accanto a lui, un personaggio della mia generazione proprio, 52 tu, io 53, Mauro Felicori, che in questa città è nato e cresciuto nelle esperienze politiche, negli approcci anche diversi che nel tempo la sua carriera ha conosciuto, anche con questa attenzione alle dinamiche della cultura, Bologna e fuori Bologna, e che proprio con un atteggiamento e una volontà quasi da papà che vuol far crescere qualcosa, ha affrontato questa recentissima sfida negli orizzonti della Campania, in uno dei posti che nell'immaginario collettivo, la Reggia di Caserta, un posto strepitoso, favoloso, di una bellezza infinita, immersa in una realtà in cui lavorare, agire, creare situazioni positive, crescere, non è sempre qualcosa di così facile. E io ho visto questo signore all'opera nella realtà di questa città e di città limitrofe, con questo dialogo serrato, con questo proporsi, appunto, come qualcuno a cui si chiede un consiglio, a cui si parla pensando di poter ricevere un indirizzo, così come ci si rivolge, no? Al grande specialista, al grande medico, quando si è nella difficoltà e si vogliono trovare percorsi, essere confortati, appoggiati. Bene, sarà un dialogo interessante, un dialogo che a mio avviso non ci porterà soltanto a soffermarci su questa nostra Bologna, che di padri, di grandi padri ne ha avuti in tutti gli ambiti, da quello civile a quello religioso, e che si è posta sempre come città che voleva instaurare un dialogo sempre più ricco e variegato e insegnare anche con leggerezza.
Leggerezza alla Calvino è qualcosa di molto importante che non preclude la profondità di quelle che devono essere le prospettive. Allora la parola al professor Stefano Bolognini con ancora un grazie di cuore da parte del Centro e di tutti noi. Buonasera. Buonasera. Cercherò di condensare in una ventina di minuti dei concetti generali sulla funzione paterna, ma con un'estensione particolare, si sente? Allora vado più vicino. Con un'estensione agli aspetti psicosociali della funzione del ruolo paterni, che, come sapete, non si identificano solamente o completamente nella figura del padre in senso biologico-anagrafico, ma sono qualcosa che riguarda codici, ruoli e funzioni più complessi, che tradizionalmente sono diciamo una prerogativa del padre, ma che possono essere svolte anche da altre figure, equivalenti del padre, maestri, organizzatori, dirigenti di comunità e madri, quando è la madre ad avere certe capacità o caratteristiche riguardo a funzioni delle quali parlerò tra poco. Passo di qua? No, allora, sì. Il discorso sulla funzione paterna oggi è più difficile che un tempo, sia perché la funzione paterna è stata ripetutamente vagliata, esaminata, contestata e anche modificata nel corso degli ultimi decenni, sia perché al suo interno ne sono state distinte delle componenti perfino perverse, tipo il padre fallico dittatoriale, e viceversa per altri aspetti ne sono state contestate delle prerogative e delle funzioni che, se vengono a mancare, possono sbilanciare l'assetto della famiglia, del gruppo, della comunità e perfino di una nazione. Nel triangolo ideale che potete rappresentarvi facilmente, padre, madre, figli, con l'aggiunta anche delle famiglie allargate e poi della fascia fraterna, si giocano delle funzioni e dei ruoli che si estendono molto al di fuori delle mura di casa, che trovano i loro equivalenti e le loro repliche nelle strutture sociali che condividiamo e che possono subire nel corso del tempo delle modificazioni anche vistose, cambiando enormemente l'atmosfera di una famiglia, di un gruppo, di una comunità o di una nazione. La storia ce lo insegna e oggi viviamo una dimensione molto particolare nella quale, come di rimbalzo, ad epoche nelle quali la funzione e il ruolo paterni erano stati assolutamente dominanti, sembra che ci sia invece una sorta di contrappasso ad una contestazione reale o strisciante, etica ed estetica perfino, del ruolo e delle funzioni paterne. E cercherò di dire qualcosa riguardo a questo. Vi dirò subito che ciò su cui vale la pena di concentrarsi non sono tanto i fattori positivi della funzione paterna, tipo quelli ispirativi o di esempio con cui identificarsi, che sono generalmente accettati da tutti. Purtroppo la funzione paterna, fin dall'origine del bambino, e nonostante tutti gli adeguamenti che il padre fa per aiutare la madre nell'allevamento del bambino, per familiarizzare il bambino alla propria presenza e così via, ha
una funzione anche limitante, limitante l'onnipotenza infantile originaria. E questo è un compito ingrato, sgradevole, impopolare, che può essere paragonato, in parole povere, al pedalare in salita. In discesa siamo tutti capaci e ci divertiamo pure. Quando si tratta di dire dei no, il compito diventa molto sgradevole, perché sia i padri che le madri vorrebbero essere amati, vorrebbero essere in una condizione di idillio con i figli e vorrebbero vedere i figli felici di ciò e a loro volta grati e responsivi in questo senso. Purtroppo la funzione soprattutto del padre nella realtà familiare ed edipica è quella di costituire un limite naturale all'onnipotenza inizialmente incestuale. Badate bene, non sto dicendo incestuosa, che è tutto un altro discorso, ma tutta quell'onnipotenza di fusionalità del bambino con la madre, che se è ultra necessaria all'inizio della vita e per un certo tempo, accennavo prima in una discussione a quanto oggi vengano poco compresi e rispettati i bisogni di fusionalità simbiotica primaria tra madre e bambino, perché molto spesso le donne devono tornare al lavoro troppo presto e non viene rispettata la fisiologia della fusionalità, così però vi è il tempo in cui il bambino e la madre devono progressivamente separarsi e la funzione del padre simbolica e di fatto sarebbe anche quella, cioè di includere il terzo in una coppia simbiotica che altrimenti può diventare confusionale e appunto psichicamente incestuale. Non stiamo parlando di incesto, stiamo parlando di una protratta simbiosi che va troppo per le lunghe e che può generare un bamboccione anziché un giovane lanciato verso la vita. La funzione del padre in questo senso non è gradevole, perché in effetti il bambino impara a un certo punto, il bambino maschio impara che non potrà sposare la mamma. Dopo essere stato in genere molto benevolmente tollerato come fidanzato della mamma per un periodo illusorio assolutamente fisiologico e naturale, poi viene il momento in cui realizza che ai noi, ai lui, non si può, ma non solo per un divieto, ma perché non ci si riesce, cioè c'è già un marito, c'è già una moglie nel caso della bimba e così via. Ora, queste funzioni separative si replicano in vari stadi successivi dello sviluppo psichico, individuale, gruppale e psicosociale. Ci sono ostacoli da superare, ostacoli che vengono posti dalla cultura e dalla società, prove abilitanti, esami, qualificazioni professionali e di studio, nelle quali non vige il codice materno, grazie di esistere, vige un codice paterno. Vediamo se hai imparato quello che è necessario per attingere a quella certa condizione, a quel certo lavoro, a quel certo titolo di studio. E in questo senso la nostra società nei decenni scorsi ha fatto un grande lavoro di mitigazione o addirittura di cancellazione di riti di passaggio che avevano in sé qualcosa di eccessivo e di sadico, ma in molti casi ha azzerato quella necessità di progressione verificata che porta a un senso di crescita e di adultità reali. Il fatto che il figlio venga in qualche modo inserito in modo vivibile nel processo di crescita implica che gli siano date le condizioni perché questo avvenga, ma non che gli siano evitate le difficoltà della realtà, dell'esistenza, là dove sono ineludibili. E il senso del limite è proprio una delle funzioni paterne che vengono
in certi casi disattese, quando c'è un consenso sociale eccessivamente improntato sul codice materno e non sufficientemente anche sul codice paterno. È un problema di equilibri, è un problema di bilanciamenti di queste funzioni. Se una società si sbilancia troppo in un senso o nell'altro, comincia a soffrire prima di scricchiolii e poi indubbiamente di disarmonie strutturali che si riflettono a tutti i livelli dell'organizzazione sociale, che è anche psicosociale, cioè che si basa su fantasie collettive condivise di cui non ci rendiamo conto, ma che inconsciamente funzionano. Un esempio macroscopico, non sto parlando di Bologna, sto parlando a livello che più generale non si può. Un esempio macroscopico sono le polemiche che abbiamo visto sui giornali in quest'ultimo periodo riguardo al rapporto dei professori di scuola, degli insegnanti in generale, con gli alunni e con le famiglie di alcuni alunni. Se è vero che nel passato c'erano racconti persecutori riguardo allo strapotere dei docenti nei confronti degli alunni, sembra che adesso si sia arrivati a un passaggio di tipo opposto, vale a dire non solo il fatto che gli scolari, gli alunni si permettano mancanze di rispetto o addirittura in qualche caso estremo delle violenze nei confronti dei docenti, ma il fatto per esempio che le famiglie in certi casi minaccino gli insegnanti dal punto di vista legale, quando non fisico. E gli insegnanti sono oggi una categoria abbastanza debole dal punto di vista economico, non possono affrontare un contenzioso giuridico senza sacrifici enormi e sappiamo bene come questo sia poi una leva che forza enormemente lo spirito dell'ambiente educativo. Questo è solo uno dei macro fenomeni che vedono oggi uno sbilanciamento del codice paterno rispetto al codice materno e rispetto al terzo polo, che è quello della proiezione narcisistica dei genitori sul figlio. Cioè il figlio diventa, per effetto di una a volte inconsapevole, a volte consapevole, spinta da parte dei genitori, il rappresentante idealizzato del loro ideale, cioè diventa qualcuno a cui non si può dire di no se non a rischio di incorrere nelle reazioni della famiglia, la quale a quel punto, padre e madre, se così si comporta, contraddice in pieno gli elementi intrinseci dell'educazione, che richiedono un esame di realtà, tipo ad esempio una valutazione realistica del fatto che un ragazzo si sia impegnato o no nello studio. Questi sono degli esempi, è un esempio molto terra terra, ma vistoso, potremmo dire, di come il codice paterno stia subendo in molti casi delle infiltrazioni perverse da parte di quel tipo di narcisismo di base per cui il figlio deve essere gratificato e mai verificato. In questo senso la confluenza del narcisismo del padre e della madre sulla figura del figlio diventa eccessiva e impedisce un reale processo educativo. L'esposizione delle comunità anche a livello locale nelle città a questi macro fenomeni che sono diffusi in realtà in tutte le società occidentali in misura maggiore o minore si realizza anche naturalmente a livello di sistemi sociali ed educativi e lì potremmo dire che ogni comunità, ogni città, ogni regione, ogni nazione dovrebbero fare periodicamente una sorta di bilancio del loro dosaggio di queste componenti paterne, materne, filiali. Perché se c'è uno sbilanciamento troppo forte, la convivenza sociale ne viene affetta in maniera assolutamente problematica.
Come vedete, sto tenendomi enormemente sulle generali, perché è un discorso di parametri che possono essere verificati in qualunque comunità, in qualunque istituzione, in qualunque amministrazione, in qualunque nazione. Detto questo, due parole soltanto su Bologna, che è un caso veramente molto particolare, perché Bologna ha una tradizione appunto civile, storica, sociale, unica in Italia e ben nota anche all'estero. Io in questi anni ho viaggiato tanto per motivi di lavoro, posso dire che non c'è stato dove non si conosca Bologna per la sua storia esemplare dal punto di vista comunitario, organizzativo e così via. Bologna probabilmente, mi limito a suggerire, a mettere lì un elemento molto molto specifico, che è di natura estetica. Estetica in senso molto lato. Io credo che a Bologna ci sia stata una valorizzazione estetica particolare, in molti casi anche meritoria, ma a rischio, del ragazzo. La figura centrale dell'immaginario bolognese non è un padre e non è neanche una madre, è il ragazzo come entità che ha una sorta di priorità di investimento. Il ragazzo viene inteso come una entità che, se limitata, soffre enormemente, che dunque non si può più di tanto limitare e che rappresenta il concentrato degli ideali, delle speranze e degli investimenti concreti e non delle famiglie. Questa visione, che sicuramente ha molto di buono, rischia, se passa una certa quota di investimento, di intanto sbilanciare il triangolo di cui vi dicevo prima e in secondo luogo di rendere confuso il senso del limite e di fomentare l'onnipotenza. L'onnipotenza nel senso di non avere dei limiti. Il non avere dei limiti è uno dei rischi della giovinezza. Voi sapete bene che, per esempio, si manifesta in maniera macroscopica in alcuni fenomeni come il correre in macchina, e ne muoiono un certo numero perché vanno troppo forte, il consumo di sostanze, che è un fenomeno di cui si parla ancora troppo poco in relazione alla gravità delle conseguenze che produce, e in linea di massima tutte quelle situazioni in cui il limite non può essere rispettato, perché oltre a tutte le varie componenti di riequilibrio della comunità si inserisce questo elemento estetizzante relativo al ragazzo. È un rischio, io lo segnalo come un rischio di sbilanciamento, senza nulla togliere al fatto che aver dato spazio e dare spazio a tutte le attività culturali, giovanili, politiche, sportive, tutto quello che si vuole è senz'altro una cosa positiva e lo sappiamo bene. Non lo è più quando dietro la falsariga e la facciata di questi elementi vengono invece tollerate delle attività perverse che hanno un fondo di distruttività. E questo allora è un altro discorso. Lì entrerebbe in funzione il codice paterno. Codice paterno che non è facile, non è comodo, non è popolare, è a rischio sempre della deriva autoritaria fallica, ed è vero anche questo, e quindi pone ai padri e a tutti gli equivalenti dei padri ai vari livelli psicosociali un lavoro molto attento e molto delicato di riuscire a distinguere bene nel crinale tra l'autoritarismo e
il ragazzismo permissivo, qual è una strada paterna contemporanea che abbia senso. La straordinaria capacità di sintesi è di chi ha veramente argomenti profondi che ben conosce. Grazie, quante riflessioni in corso. La parola a Mauro Felicori per la prima volta con noi al Centro San Domenico, cosa che sembra gli abbia fatto molto piacere. La mia amica Chiara, che è psicanalista, mi ha detto: ma tu che ne sai della Bologna senza padri? Ed effettivamente niente. E anzi, Bolognini mi è sembrato così bravo che rischio un po' di fare la figura del venditore di lamette, speriamo che qualcuno me le compri. Però, diciamo, penso di sapere qualcosa, perché è la sensazione di tanti bolognesi e soprattutto è la sensazione di tanti miei amici, sulla città senza padri, sui bolognesi che si sentono orfani della loro città. E mi sono interrogato, anzi mi interrogo da tempo, su questo tema: perché una città dove tutto va così bene, non c'è praticamente disoccupazione, i redditi sono fra i più alti d'Italia, tutti gli indicatori ci danno fra le città migliori in Italia, perché sono tutti un po', almeno un po' scontenti di Bologna? Ora, molti, per ragioni di età, non ci sono più le stagioni di una volta e ovviamente non c'è più la Bologna di una volta. Però effettivamente questo tema del fatto che non c'è più la Bologna di una volta è il tema ricorrente. Mi sembra di poter dire che la Bologna di oggi è una Bologna in cui soffrono particolarmente tutte le persone che hanno della propria città il ricordo di una città che era sempre prima dappertutto. E noi ormai, quantomeno nella dimensione politico-amministrativa, non siamo primi in nulla, e soffrono particolarmente le persone che hanno della città un'idea progettuale, soffrono i visionari, soffrono chi pensa ai grandi progetti, soffrono coloro che pensano che la città debba avere una sua visione per il futuro. Soffrono quelli che, a domanda che cosa deve essere Bologna fra 20, 30, 40 anni, pensano che ci sia qualcuno che è in grado di dare una risposta. Anzi, penso che una città è veramente tale se tutte le mattine un certo numero di persone si sveglia con questo pensiero: cosa deve essere Bologna fra 20, 30, 40 anni? Ecco, io sono convinto che il problema a cui dobbiamo rispondere è questo specifico malessere di una città che, in cui siamo stati giovani, in cui di qualunque problema si parlasse, almeno una parte dell'Italia, diciamo, diceva: facciamo come a Bologna, imitiamo Bologna. E non era solo la sinistra, anche gran parte del mondo cattolico democratico. E questa specifica cosa non c'è più e non c'è neanche una sostituzione. Che cosa è successo? Questo io spero di poter dare un piccolo contributo su questo punto, perché ci ritroviamo ad essere consapevoli che siamo una città normale e tutte le cose di cui ci vantiamo sono cose di cui si può vantare grosso modo il centro nord. Ci vantiamo dell'università che è buona. Diciamo che le università del Centro Nord sono tutte buone. Ci vantiamo della sanità che è buona? Diciamo che di lombardi, veneti, trentini, piemontesi che vengono a curarsi a Bologna, sono un numero limitatissimo, comincio a conoscere molta gente che da Bologna va a Milano,
nel Veneto. Mi è capitato, è l'unico passaggio che faccio sul mio mestiere, la Pinacoteca di Bologna non è entrata fra i 32 principali musei statali italiani, mentre c'è entrata la Pinacoteca di Modena, e nessuno a Bologna ci ha fatto caso. È una cosa di cui nessuno ha notato questa cosa che adesso vi dico. E ancora più grave, nessuno ha notato che nessuno abbia discusso questo fatto come se fosse una cosa normale. Cioè ci stiamo abituando ad essere una delle tante città d'Italia, ci siamo ormai abituati al fatto che di Bologna non si parla quasi più sulle pagine dei giornali, e parliamo in particolare non della Bologna, quella che ci tiene in piedi e che ci evita di porci problemi per il futuro, non della Bologna della Ducati, della Lamborghini, della GD, della IMA, che è la ragione per cui noi possiamo tranquillamente fregarcene, diciamo, del futuro. Possiamo non porci il problema del futuro in modo non problematico, e invece si comincia a notare altri aspetti. Chiunque di noi frequenti Italia sopra il Po sa che le città dell'Italia sopra il Po sono mediamente meglio amministrate di Bologna, e che quindi ormai le questioni di primato anche politiche si stemperano in una grande questione nord-sud, in cui poi le questioni anche delle classi dirigenti sono poi questioni secondarie. Ora, perché questo è un enorme problema? Questo è un enorme problema perché almeno dagli anni 90 è noto che a livello europeo tutte le classi dirigenti ambiziose, la nuova formula dei governi urbani nel mondo è Cities of Ambition, cioè sta nascendo una categoria di città che hanno non dei problemi, hanno delle ambizioni più ancora che dei problemi. A livello diciamo europeo, almeno dagli anni 90, le città ambiziose competono come città nella scena europea, e le città si costituiscono come corpi unici e fanno le loro competizioni. Le cose più note sono le competizioni per gli avvenimenti sportivi, o le competizioni, qui abbiamo vinto noi, per i centri europei di ricerca, però questo si compete per il quartiere generale delle multinazionali, si compete per la sede della televisione, si compete per la sede di Apple, si compete per ogni cosa, le città come un corpo unico. Quindi se tu sei una città che non esprime una tua fisionomia, una tua capacità, un tuo progetto, sei una città che è debole in questa competizione. Perché siamo arrivati fin qui? Io vorrei solo fare un indice, però penso che sia bello che, magari, spero che da questa sera, anche da più lontani, nasca anche una discussione su questo. Io penso che il momento in cui si è svelata questa crisi e da cui non ci siamo più ripresi è il 77, è il momento in cui la città che aveva un padre importante che teneva in piedi tutto, che era il Partito Comunista, si rivela che quel sistema, che era un sistema largamente consociativo, e questo poi vedremo dopo, un sistema che si basava su accordi precisi del PC, della borghesia bolognese, della Democrazia Cristiana bolognese, del governo nazionale, un sistema che era anche largamente finanziato dal governo nazionale, e gli autobus gratis, i nidi e così via sono sempre figli, anche la favola bolognese è figlia di quel deficit che stiamo ancora pagando e che pagheranno i nostri figli, e questo spiega anche perché siamo ancora pieni di tante Alici stupite che non c'è più quella qualità dei servizi e quella di Bologna che c'era una volta. Quel modello crolla, e crolla perché non è più in grado di tenere
la città così come è cresciuta, non è in grado di tenere un'università con 100.000 studenti, non è in grado di tenere una Bologna che sta diventando una città metropolitana e che però è amministrato da un sistema che è perfettamente funzionante ma che è in grado di gestire una città piccola. Appunto, il sindaco, il vescovo, la DC, dove si può fare le grandi opere mettendosi d'accordo col governo nazionale, ancora adesso siamo ancora lì che abbiamo la nostalgia della tangenziale, delle ultime cose importanti fatte a Bologna sono state fatte con quell'accordo. Diciamo, chi di voi sa, chi di voi mi conosce sa che io ho avversato sempre ogni forma di estremismo di sinistra, ho difeso l'unità nazionale in anni difficili, quindi io penso che sia stata una tragedia il 77, però è stata una tragedia inevitabile, cioè c'era bisogno del 77 per rompere. Sono anche convinto, vedo adesso che anche la componente creativa del 77 sia stata largamente sopravvalutata e che in fondo in tutti quegli anni e con tutto quel casino che è successo sono venuti fuori due scrittori minori e due disegnatori e un musicista, però penso che fosse inevitabile perché si doveva rompere quello schema lì, si doveva rompere anche quel tipo di consociativismo lì. Il problema è che da allora non si è ancora trovato una nuova idea su cui costruire un nuovo equilibrio, consociativo o meno, un nuovo equilibrio. Non si è trovato negli anni Ottanta, che pure sono stati anni brillantissimi. L'amministrazione bolognese negli anni Ottanta è stata brillante. Pensiamo a Bologna Sogna in campo culturale. Vedo là in fondo che si nasconde Antonio La Foggia, che è stato protagonista della prima grande politica universitaria fatta dal Comune di Bologna, col polo tecnologico e via. Sono state fatte cose importanti nel mio piccolo anche nel campo delle politiche giovanili, dal concerto dei CLES degli anni Ottanta alla Biennale Giovani abbiamo impostato delle politiche durevoli. Però ancora gli anni Ottanta godevano di quella cosa che non c'era, che poi non c'è più, cioè una larga disponibilità di denaro pubblico da spendere. E quindi era ancora, diciamo, l'ultima gioia che ci siamo potuti prendere, perché già negli anni 90, di fronte alla prima verifica, tentativo ingenuo, pieno di errori, di vitali, di fare una riforma vagamente liberale del sistema del welfare, Vitali viene, e in questo senso è stato una specie di Renzi ante lì, di piccolo Renzi ante litteram, e però ottiene lo stesso risultato che sta ottenendo Renzi oggi, che è stato un altro piccolo tentativo di una riforma liberale. Poi io credo che ci siano due componenti, e chiudo su questo. Primo, noi non penso che verremo mai fuori finché qualcuno non penserà seriamente ad un'alternanza. Purtroppo abbiamo perso la grandissima occasione di Guazzaloca, che anziché fare l'alternanza e fare almeno una cosa di destra, ha fatto una politica di continuità. E quindi non è stato realmente sfidante per il sistema della sinistra. Bisogna che la società civile bolognese prenda atto che i comunisti non ci sono più, e quindi mentre la borghesia bolognese e l'accademia bolognese, ognuno badava ai propri affari brillantemente, costruendo una società economica e civile straordinaria, ad amministrare ci pensavano i comunisti, ma i comunisti oggi non ci pensano più, e quindi si vuole amministrare in chiave strategica, bisogna che l'Accademia cominci a comportarsi come grande intellettuale collettivo, che la borghesia cominci a comportarsi secondo delle responsabilità civiche, cioè i grandi industriali non stiano solo a Bologna ma stiano tutti. E sono anche convinto che si debba prendere atto qui
diciamo, di quel principio di realtà che ci dovrebbe essere, è che se questo mondo di cui abbiamo tutti nostalgia, quel mondo di cui abbiamo tutti nostalgia, è un mondo, anche quando sembrava che i conflitti ideologici fossero enormi, che i conflitti politici fossero enormi, era un mondo in Italia e anche a Bologna, largamente consociativo, che stava in piedi grazie ad una spesa pubblica molto al di sopra delle risorse che c'erano, quella che stiamo ancora pagando, e che quindi la presa d'atto reale di quello che siamo e di quello che possiamo fare è un principio di realtà senza il quale continuiamo a battere gli occhiolini belli di fronte ad una realtà che però non c'è più. Spero che le mie lamette. Grazie. Tra questo quadro che ci ha offerto di riflessione il professor Bolognini, riflettendo su questo tema della paternità, dell'essere genitore, con tutto ciò che comporta, e lo scendere, il calarci in una realtà che non è semplicemente quella cittadina, poi quella a cui si riferiva Mauro, credo che ci sia un margine e un momento di incontro che può essere dato adesso anche, credo, da un ulteriore forse scambio fra voi due, oppure se realmente vogliamo coinvolgere i nostri amici con qualche brevissima domanda che possa permettere, come dico, credo che ci sia un margine in cui fare appunto in cui intrecciare le riflessioni del professore con le riflessioni che pone la persona calata per tanti anni, diciamo pure per decenni, nella struttura, nel tessuto politico e culturale che richiede responsabilità, perché poi quando parliamo di essere genitore, insomma, in qualsiasi accezione poi prendiamo questa strada, il tema della responsabilità mi sembra che sia un tema che diventa dominante. Professore, vuole aggiungere qualcosa subito? Grazie. Ispirata da quanto diceva Felicori. Felicori ha parlato anche di soldi, di conti, di... È paterno, esattamente. Io sono bolognese, ma essendo vissuto per 30 anni a Venezia, importavo in casa mia quante più cose di Bologna potevo. E tra queste, come agenda, usavo un'agenda bolognese che si chiamava Al liber et qual pega l'oli, di quello che paga l'olio. Era una tradizionale agenda con disegni del pittore Sgarzi, eccetera. E c'erano dei detti bolognesi. Quest'idea di quello che paga l'olio è una rappresentazione bella, minimalista, dei conti di casa. Ed è una funzione paterna, anche se spesso le mogli, le madri, lo fanno meglio dei mariti o dei padri, ma tradizionalmente come funzione spettava proprio al capo famiglia, come si diceva. È vero che c'erano le ardaure, l'erdore, ma l'idea di qualcuno comunque, padre o madre, che tenga i conti e che veda i conti della famiglia. Tra le quattro mura domestiche riguardava dei budget molto limitati, ma un'istituzione ha lo stesso tipo di bisogni, e un'amministrazione pubblica anche, e una nazione pure. La funzione paterna, come vedete, trova i suoi equivalenti amplificati e in qualche maniera applicabili a tutti i livelli. Questo è un micro esempio di come queste funzioni, si è parlato di responsabilità, le funzioni di responsabilità di chi ha compiti genitoriali,
equivalenti genitoriali, che non sono solo del padre e neanche solo della madre, ma di tutti quelli che hanno una funzione, una carica sociale, sono alle volte da ricondurre a elementi di realtà molto basici, ma che spesso non vengono tenuti in gran conto non solo dalle persone che ricoprono quei ruoli, ma soprattutto da quelli che danno loro il consenso. Cioè, in definitiva, è proprio nella base della popolazione che una certa mentalità si esprime poi nel voto dato a questo o a quello e nello stile di vita e di mentalità amministrativa e socio-politica di tutti quelli che sono equivalenti genitoriali ai vari livelli. Ancora, quindi, siamo alle prese col fatto che il ragazzo può essere maschio o femmina, lo sto ipersemplificando, che il ragazzo vada aiutato a esprimersi, a crescere, a dare il meglio di sé, ad avere le opportunità, ma non deve diventare il dio assoluto del narcisismo familiare, altrimenti questo sbilancia il sistema, e sbilancia il sistema psicosociale, non solo il sistema economico. È un problema di misura, di equilibri e di armonie. Ve lo lascio da elaborare. Se, torno a dire, c'è qualche domanda precisa, molto diretta, che possa così permettere ai nostri due ospiti di proseguire nelle loro riflessioni, credo che di persone che per esperienza, per vocazione, possano darci una domanda che contiene già un modo, un pensiero preciso su quello che stiamo trattando, ne vedo nelle prime file, anche nelle ultime, meno esposti, meno in evidenza, non sollecito facendo alcun nome, però mi piacerebbe poter avere l'apporto di qualcuno di voi. Buonasera e grazie a voi per aver organizzato la serata e grazie ai relatori. Io ho un dubbio. Questo tema del passato e del presente, come sappiamo, è una figura retorica che si trascina dall'antichità. E quindi ho sempre il dubbio che queste riflessioni siano riflessioni che di generazione in generazione portano appunto a una visione idilliaca rispetto al passato e più problematica rispetto al presente. In particolare, non mi rivolgo a Mauro perché ci conosciamo troppo perché gli possa fare qualche domanda, ma in particolare mi rivolgo forse al professore. E penso, mentre lei parlava della funzione materna e paterna e della funzione paterna perduta di questa città, a me venivano in mente le famosissime parole di Francesco Guccini nella canzone su Bologna, che è tutto al femminile, no? E in particolare, che bohème confortevole, giocata tra case e osterie, eccetera, eccetera, culato tra i portici cosce di mamma Bologna. Allora mi chiedo, è una funzione paterna che questa città ha perso o è che da sempre c'è qualcosa in questa città che ha cullato il ragazzo, questo ruolo, insomma questa figura, e ha reso questa città il più possibile, diciamo, un luogo, una palestra, un parco giochi, che però non contenesse fino in fondo quel principio di realtà di cui parlava Fedicori, che permettesse un affacciarsi alla vita, ma sempre molto, molto protetto, anche nel passato. Me lo chiedo. La sua associazione musicale è splendida e Guccini ci stava pienamente, era proprio l'immagine giusta. La tradizione attraverso i secoli dell'Ateneo bolognese è speciale, lo sappiamo bene, e sappiamo come i goliardi fin dal Medioevo creassero situazioni di tollerabile infrazione di tutte le regole. Questo è nella natura di Bologna. Bologna condivide con Barcellona una sorta di iconografia diffusa, per cui sono i due paesi dei balocchi, degli universitari che vengono da altre zone, e sono i due posti in cui la notte
sostituisce il giorno. Un po' anche Berlino, ma molto meno. Da questo punto di vista, devo dire che clinicamente io ho avuto modo in questi anni di vedere una certa quantità di giovani, per lo più provenienti dal centro-sud, più dal sud che dal centro, che davvero venivano nel paese dei balocchi e che spesso si perdevano per via delle sostanze, per via della inversione del ritmo sonno-veglia, per via della distanza da casa in cui lasciavano quello che noi chiamiamo il super-io, cioè una parte costituente della struttura psichica collegata appunto agli elementi di controllo e di guida che spesso sono svolti dai genitori, lo lasciavano nel loro paese e venuti qui perdevano i freni. Ne ho visti tanti e ci mettevano poi dei mesi, qualche volta degli anni, per ritrovare un po' un equilibrio in questo clima di euforia. E il mito di Peter Pan e Wendy qui ha trovato più spazio che altrove. Vi assicuro che se andate al Politecnico di Torino o a Padova, eccetera, il clima è diverso. E Bologna in questo senso offre, tra virgolette, moltissimo, forse offre anche troppo sotto questa angolatura. Poi rimane la città più piacevole da vivere per gli universitari di tutta Italia. Sicuramente le amicizie fatte qui, gli anni passati qui, sono indimenticabili e in genere favoriscono il fatto che generazioni successive, figlie di quelli che hanno fatto l'università qui e poi sono tornati giù, vengano a fare ancora l'università qua. Il problema non è certo la piacevolezza di Bologna, il problema è quello della estetizzazione, anche a livello di equivalenti genitoriali, di tutto questo. Cioè a dire che anche nella fascia di quelli che hanno funzioni genitoriali simboliche c'è un investimento estetizzante su tutto questo. E questo facilita parecchio il paese dei balocchi. Una domanda vorrei fare a Filicori. E sono curioso di sapere, data la sua esperienza a Caserta, che differenze trova tra questa, diciamo, ridimensionamento, perdita della figura genitoriale in una città come Bologna e la figura genitoriale, se così possiamo dire, in una città come Caserta, che sembra sicuramente, e lo è magari, più disordinata. E volevo sentire un po' la sua impressione sulle diverse, i diversi ruoli paterni che può avere vissuto come bolognese e come casertano. Ma guardi, la grande, diciamo, ci sono molte differenze fra Bologna e Caserta, però sono qui per parlare male di Bologna, quindi non posso seguirla molto. Diciamo che fra Bologna e Caserta la prima enorme, gigantesca differenza che balza agli occhi è che Bologna è una città italiana, è un microcosmo dell'Italia, e a Bologna non succede che un sindaco di Santa Maria Capuavetere venga chiamato campano. E invece io sono il bolognese, perché mentre noi rubiamo intelligenza a tutta Italia, e temo che la rubiamo sempre più perché a Bologna ci si diverte piuttosto che perché Bologna è meglio del Politecnico di Milano e di Torino, questo giusto perché è quella cattiveria che devo dire, lì non rubano niente a nessuno, lì sono tutti cugini, hanno fatto le elementari assieme, e quindi questo, mentre il nostro continuo tourbillon demografico, famoso melting pot, è non solo rubiamo le intelligenze, ma ci possiamo permettere più conflitto di quanto se ne possono permettere loro. Il conflitto è essenziale al cambiamento. Ogni cambiamento si basa sul fatto che io dico a te
tu sei un somaro, ma se tu sei mio cugino, abbiamo fatto le elementari assieme, le medie assieme, ecco, sono società statiche. Infatti quello che io cerco di rendermi antipatico anche lì, naturalmente, che è diventata un po' la mia cifra con cui mi distingo, io dico, voi la dovete smettere di dire che basta con l'emigrazione, no? I nostri figli nascono a Caserta, devono andare via da Caserta. Io mi rendo antipatico e dico, e che sarà mai andare via da Caserta? Non potete pensare che sia questa tragedia. Dico, il vostro problema è che non viene nessuno a Caserta. Voi non è che dovete evitare, siamo in due, io e uno di Parma che è al consorzio della mozzarella. E voi non dovete dire basta con l'emigrazione, voi dovete cominciare a pianificare l'immigrazione, in particolare, visto che il grosso dell'immigrazione al sud sono figure della pubblica amministrazione, bisognerebbe fare per tutta la pubblica amministrazione quello che è stato fatto con i direttori dei musei, che finalmente per la prima volta, anziché pescare sempre dentro caste dove ormai anche lì sono tutti cugini e figli di cugini, si è fatto per la prima volta, si è andati sul mercato del lavoro a cercare delle persone capaci. Si è fatta una selezione abbastanza pulita, secondo me pulita, ma diciamo almeno abbastanza pulita. Ma perché i prefetti? Perché un buon segretario comunale non può essere un buon prefetto? Perché un buon dirigente di un comune non può essere un buon dirigente scolastico? Perché si continua sempre a sposarsi fra cugini fino a che alla fine, non dico che vengano fuori malati, ma insomma certamente è come anche l'aristocrazia finì così, no? La forza di sposarsi fra cugini. E le caste finiranno così. Per esempio la pubblica amministrazione, se cominciasse a fare delle selezioni su tutti i posti apicali, ci sarebbe un'enorme migrazione di intelligenze dal nord al sud. E finalmente ci sarebbe uno a cui nessuno può dire, oh, c'ho un problema, c'ho mio cugino. Ecco, questo, diciamo, fra le 6.000 differenze, direi che quello principale è che io ho visto a Bologna l'enorme vantaggio, con tutte le fatiche che si è fatto anche a Bologna con l'immigrazione, che poi tutti conosciamo, un giorno se volete ne parliamo, anche come io ho visto fin da bambino tutta l'immigrazione a Bologna, che pure non è Torino. Con tutto quello però io vedo con i miei occhi la grandezza di città dove la gente viene da fuori e non conosce nessuno e non c'ha cugini. Ecco. Sono state dette cose molto vere, molto interessanti, sia sul piano sociale, sul piano psicologico, riguarda anche la realtà di Bologna. Io un tempo fa scrissi un articolo dove parlavo del rischio che Bologna diventasse una metropoli. In realtà lo è diventata. No. Il rischio che io vedevo è... una cosa che forse si potrebbe adesso affrontare, approfondire un attimo, cioè il rischio di quel rapporto umano diretto che caratterizzava, io sono nato a Bologna, in un rione dove ci si conosceva tutti, ci si aiutava, queste cose qui, questa burocratizzazione che non è solo di Bologna, è della società tecnologica in cui viviamo, sta forse facendo perdere questo valore del rapporto personale che credo avesse un luogo anche nell'ospitalità. Io in casa mia ospitavo degli studenti che diventavano parte della famiglia in qualche modo, no? Adesso tutto quanto è burocratizzato, economizzato, c'è questo rischio, come nel rapporto tra le istituzioni. Una volta c'era rapporto con i vigili conflittuali, adesso c'è rapporto con i proiettori che ti dicono che devi pagare la multa e basta, no? E anche gli imprenditori, in un incontro che abbiamo fatto, nel rapporto con le banche, uno diceva che il rapporto con le banche
è diventato come se in confessionale uno si dovesse andare a confessare non con prete ma con una macchina distributrice di cose, perché si è tutti catalogati nelle banche in base a dei parametri. Quindi no, chiedevo se c'è questo rischio di perdita di umanizzazione dei rapporti che ci sono in città. Non è una cosa solo di Bologna, ma chiedo di poterlo affrontare qui a Bologna, dove ancora c'è una tradizione di umanità molto forte. Ma abbiamo avuto occasione di avere uno scambio con Mauro questi giorni, proprio in vista anche di questo incontro, e ci chiedevamo insieme un po' come potesse essere argomentato e articolato questo tema della Bologna senza padri, con un opportuno punto interrogativo alla fine del titolo. Oggi è morto, o ieri credo è morto, Bernard Lewis. Uno dei titoli più importanti è What Went Wrong, cioè che cosa è andato storto. E allora questo mi ha fatto pensare, o anche rispetto al discorso, all'intervento che Mauro faceva, che cosa è andato storto. Non so se sia veramente il 77 l'anno di svolta. Io credo che anche sulla base di quello che poi tu dicevi, gli anni 80, probabilmente per una sorta di inerzia anche, no? Di durate poi che sono più lunghe rispetto alla ricostruzione che noi facciamo ex post. Credo che in realtà, se proprio dobbiamo trovare un cleavage, un momento proprio di svolta, di passaggio, probabilmente è più l'89, non soltanto per la sua enorme ripercussione globale, epocale, ma anche perché lì sono venuti meno dei padri in fondo, no? Perché in fondo siamo tutti figli di un mondo che bene o male nel piccolo, nel microcosmo della città, come nel macrocosmo del mondo globale, bene o male ha avuto due paternità, che erano l'Occidente e l'Unione Sovietica dall'altra parte. Insomma, credo che quello sia stato anche per Bologna un momento di crisi definitiva. Ma perché? Perché in realtà ha svelato che il padre che c'era prima era un padre di carattere surrogatorio. Cioè la mia impressione è che noi non è che non siamo più senza padri, ma siamo ancora alla ricerca di qualche padre. Cioè che quella paternità che noi sentivamo, per esempio nel PC o nell'amministrazione comunale, soprattutto negli anni 60-70, funziona più, ecco che funziona di nuovo, di avere visione, era però fecondata dalla possibilità di avere risorse praticamente infinite. In realtà c'era sempre un padre sopra, che era per esempio lo Stato che pagava il piede lista. Allora il tema economico che tu hai sollevato, che poi giustamente il professore riprendeva, mi pare un tema chiave, perché il padre è quello che risparmia per le generazioni future, non è quello che spende i soldi dei figli. Quindi quel padre che spendeva i soldi dei figli, e qui entriamo abbondantemente anche in tutti gli anni 80, all'inizio degli anni 90, non è un vero padre, no? È uno che fa le veci del padre, che amministra una situazione ma in modo oggettivamente, se non soggettivamente, dissennato rispetto alle generazioni che vengono. E credo che questo sia un tema di riflessione, cioè anche rispetto alla nostra, a un atteggiamento che noi tendiamo ad avere verso il passato, che secondo me Mauro inquadrava molto bene, no? Anche nei suoi limiti proprio conoscitivi, e questo ci deve far riflettere. Cioè noi non è che abbiamo perduto dei padri, è che noi stiamo scoprendo sulla nostra pelle, per principio di realtà, che quei padri in realtà non erano tali. E quindi la ricerca di una forma di paternità collettiva, condivisa, non saprei come dire, è uno dei grandi temi ed è anche quello che ci permette poi di avere e superare, no, la mancanza di visione politica che è così caratteristica, no? La banalizzazione sostanzialmente di Bologna. Ma a partire dal fatto che Bologna non è mai stata banale, perché ha avuto insieme visione e soldi, visione e disponibilità, e ahimè parte di quella disponibilità non era in realtà nelle mani di chi ne disponeva. Secondo me questo è un tema che non è soltanto un tema di storia politica, no? Un tema di storia di Bologna, ma è un tema che ha anche dei riflessi, credo, no? sulla nostra identità, sul nostro rapporto col passato e anche, penso, sul nostro rapporto col futuro. Grazie.
Mi sembra molto importante avere messo l'attenzione su quella immensa popolazione con un biberon di birra in mano e qualche altra cosa insieme. E questa popolazione è sicuramente alimentata da una... Ho difficoltà a chiamarli padri, ma anche fratelli, fratelli maggiori. È una visione da parte di chi dovrebbe avere, secondo il professor Felicoli, il ruolo di padre che amministra, che indica, che spiana la strada per il futuro, invece c'è una visione di qualcuno che altrettanto ludicamente concepisce l'amministrazione pubblica. E forse mi domando, e qui mi riaggancio anche a Felicoli, sì, la città è omologata al resto d'Italia, semplicemente ha perso delle caratteristiche di identità particolare che erano esattamente nella sua cultura amministrativa. Noi abbiamo probabilmente davanti una immensa popolazione di orfani. E quando si è orfani in un mondo in guerra come quello in cui noi siamo, probabilmente padri e madri di noi stessi siamo noi, ma padri e madri degli altri. Che cosa ne pensate voi dell'unica parola che coniuga tutti i ruoli, che è quello della responsabilità? Allora, il tema di padre Bertuzzi, cioè io così posto non so rispondere, però sulla questione metropoli, non metropoli, penso che sia uno dei tanti temi che secondo me è emerso nel 77 e su cui non abbiamo ancora deciso. Bologna ha un'università e una posizione geografica che la porta a essere una città sempre più grande e sempre più importante, ma ha una testa da paese, perché tutti noi desideriamo quel mondo lì, che se vai in chiesa e ti vuoi confessare c'è un prete, se vuoi fare due passi c'è una pista ciclabile, c'è un'area pedonale, e vai all'enoteca con i miei amici, ci facciamo i bicchieri, li trovo tutti di qualunque parte abitino, questo è quel paesone che a noi piace da matti, in senso così, da bar. La mia risposta è questa, in un senso un po' più intelligente, questa Bologna qui deve decidere cosa vuole essere, tutte e due non si può, questa anche paterno, cioè noi non possiamo fare la stazione dell'alta velocità, che è la principale stazione italiana, io esco in via Carracci e c'è una pista ciclabile, ma non c'è l'autobus, non c'è il taxi, e tantomeno il tram. Questo no, questo è vietato, questa è una cosa da schizofrenici. Noi non possiamo fare fico, che è una cosa, fico in una visione metropolitana ci sta, poi può andare bene, può andare male, l'hanno fatto bene, l'hanno fatto male, non l'ho neanche visto. Però un grande parco tematico del cibo a Bologna ci sta come idea. Però poi non puoi dire che ci vai in autobus, ci vai a piedi, ci vai in bicicletta, perché è fico, ci devono venire tutta Italia, ci devi andare in treno, in metropolitana, in tram, in autobus e anche in bicicletta se proprio sei un po', diciamo, ideologico. Ecco. Quindi, e questo è il problema di Bologna, dovunque la giri, che ci faccia l'urbanistica, che di qualunque cosa si discuta, è questo problema che non è un problema non risolto. Ecco, secondo me, fra le cose che bisognerebbe decidere è se vogliamo, dall'altro mi raccontano sempre che questo è un tema che si discusse già dai tempi di Dossa, già negli anni 50, e Dossa voleva fare la città da 1 milione di abitanti, e invece poi si è venuto fuori la città a misura d'uomo, che però l'uomo della misura d'uomo è piccolino, non è un uomo bello sviluppato. E sulla questione padri non padri di Ferrattini, diciamo, io e Ferrattini siamo in combutta su questo argomento, quindi siamo d'accordo che effettivamente dentro il principio di responsabilità c'è il fatto che ci vuole qualcuno che dica ci vuole ogni tanto qualcuno che dica la verità. Senza offesa per le mamme, forse anche questo. Comunque stasera si farà poi un martedì sulle mamme, così facciamo pari. Stasera è sui padri. Una delle cose che per me è una specie di ossessione su cui insisto sempre, Bologna è una città dove tra le verità che si dicono sotto i portici e le verità che si dicono in pubblico c'è un abisso. Cioè la verità pubblica tende a zero.
ma il dire la verità in pubblico con quello che ne consegue dal punto di vista dei prezzi che pagano e quello che dopo gli si è arrabbiato con te, questo è uno dei primissimi esercizi di responsabilità. Io non invidio quelli che devono fare i giornali a Bologna, perché avere una dichiarazione di uno importante contro un altro importante a Bologna deve essere una fatica terribile. E avviene solo quando c'è qualche interesse. Quando avviene è perché devono avere, uno si è sbagliato, nel generale accordo che vige a Bologna, per cui ci si mette sempre d'accordo, uno si è sbagliato e allora c'è l'altro che si arrabbia. E allora viene fuori un pezzettino, un brandellino di verità. Diceva Gianni Brera sul calcio, e vale anche per la politica consociativa, che la partita dove tutte e due le squadre giocano bene finisce 0-0. Ecco, il consociativismo è una partita dove tutte le squadre evitano di dire la verità. Quindi di dire una quota consistente di verità. E quindi concordo con quello che dice la signora, che ovviamente fa parte del discorso la questione della responsabilità. Buffarini dice, no, per me è successo tutto alla fine degli anni 70. Devo dire, a proposito di spesa pubblica, che nel 1978, Chiara si ricorderà che eravamo a Roma assieme, uscì un libro di un certo O'Connor, da Einaudi, si chiamava La crisi fiscale dello Stato. E tutto quello che sarebbe avvenuto negli anni 80 e 90, cioè la rivolta contro lo Stato fiscale esoso, lo Stato che mette le mani in tasca, la rivolta liberale che ha colpito tutto il mondo e da cui sono usciti tutti, tranne noi e la Grecia, che infatti abbiamo messo malissimo, perché tutti hanno fatto una riforma liberale che noi non abbiamo fatto, tutto quello lì era già tutto scritto. E a proposito di padre, diciamo, sono gli anni, a cavallo di quegli anni lì, sono gli anni in cui muore Berlinguer e gli anni in cui muore Moro. Sono gli anni in cui finisce l'ultimo tentativo di poter portare l'Italia avanti attraverso l'unità nazionale senza fare quello che si doveva fare dal 1956, e cioè abbandonare il comunismo e pensare alla sinistra liberale e, diciamo, di aria, diciamo, di mercato. E quindi per me, penso di aver già capito tutto lì, però poi sì, dopo. E secondo me gli anni 80 sono stati anni a Bologna meravigliosi, proprio perché la sinistra amministrativa ha reagito al 77, ha reagito con fantasia, con intelligenza, con forza, ma aveva la fortuna di godere ancora di tante risorse e quindi aveva il compito più facile di quanto non avrebbero avuto tutti quelli dopo. E poi ad un certo punto nessuno si è più posto neanche i problemi, se non ti poni il problema è sempre risolto. Allora, comincio anch'io dalla domanda di padre Bertuzzi e prendo un elemento che è stato menzionato da Felicori, i portici. I portici sono uno strano posto che esiste in poche altre città italiane e praticamente non esiste nel mondo al di fuori, che non è né casa né strada in senso stretto. Una via di mezzo. È un po' dentro, un po' fuori, ed è un luogo dove le persone possono anche parlare senza essere investite da dei veicoli, protette dalla pioggia e anche dal sole quando picchia troppo, e rappresentano quella via di mezzo tra dentro e fuori che è una specialità di Bologna. Bologna ha una tradizione di colloquialità che è nota. Io ho notato, l'ho anche scritto in un mio lavoretto scientifico qualche anno fa, che in nessun posto d'Italia ho visto sugli autobus delle persone fare dei microdialoghi occasionali, senza presentarsi,
commentando quello che succedeva o che vedevano lì, e così in una maniera informale, cordiale, non impegnativa, colloquiale. È una tradizione notevole che probabilmente adesso conosce un periodo di particolare crisi, perché siamo impegnati tutti in un processo di integrazione di tante persone che non conosciamo, che non parlano la nostra lingua, che sono profondamente diverse da noi, e io credo che ci vorranno molti anni perché questi processi integrativi possano svolgersi e funzionare. E da questo punto di vista il rimpianto di una società dove il dialetto era quello, le persone si fidavano molto, questo è il punto, si fidavano molto una dell'altra nel fatto di potersi rivolgere la parola, mica niente di che, ma era una colloquialità che presupponeva una certa fiducia reciproca. Ecco, quel mondo lì non ci sarà più. È vero che non possiamo vivere rimpiangendo il passato e che dobbiamo immaginare un futuro che ancora non conosciamo e per il quale dobbiamo lavorare proprio sul piano psicologico e collettivo e sociale. Direi che per quanto riguarda gli aspetti di valutazione della genitorialità più o meno attenta al futuro delle generazioni successive, le amare considerazioni che faceva il nostro interlocutore sono senz'altro condivisibili, ma mi chiedo quanti all'epoca, e stiamo parlando di quegli anni 70 e 80, quanti davvero potessero avere una visione realistica di quello che il futuro avrebbe riservato. Gli italiani erano soprattutto, come si dice oggi, affluenti, cioè facevano dei passaggi da un livello socio-economico ad uno superiore, sembrava che le cose sarebbero andate così sempre, le famose magnifiche sorti progressive. E da quel punto di vista io non accredito i governanti di allora, perché se volete li sollevo da una certa responsabilità, perché non penso avessero le idee chiare riguardo a come sarebbero andate le cose dopo. Forse non si sono preoccupati troppo di saperlo, però certamente la mentalità diffusa comune era quella che le cose, per cui le cose sarebbero andate sempre meglio. Se noi pensiamo che fino a metà degli anni 50, il 70% della popolazione italiana viveva nei campi, che una parte cospicua della popolazione non aveva il gabinetto in casa, che le scarpe per una parte della popolazione erano un bene che ha cominciato ad apparire dopo la Seconda Guerra Mondiale, e via via di questo passo, voi potete capire come l'idea che ci fosse un progresso inevitabile e sempre migliore si deve essere impiantata come un microchip nella mente delle persone, e quindi la disillusione degli ultimi 10-12 anni è stata veramente pesante. Con tutto questo è vero che la responsabilità non può essere elusa, certamente chi ha funzioni di governo è come se avesse delle funzioni genitoriali, deve avere la capacità anche di dire no, o di dire guardate che le cose vanno male. Quando Churchill promise lacrime e sangue, fece qualcosa di questo genere, se volete era in un senso paterno in quanto esame di realtà, perché lacrime e sangue ci furono. Prima mi veniva in mente un'associazione, un ricordo infantile, se mi permettete ve lo dico, perché mi è venuto in mente non a caso. Io avrò avuto circa 8 anni quando venne a trovare la mia famiglia, un'altra famiglia, dove c'era un bambino di 6-7 anni più o meno. E questo bambino cominciò a giocare con alcuni giochi che erano dei miei fratelli e miei. Al momento di separarsi le due famiglie, questo bambino non mollava un certo giocattolo e lo voleva. Il padre di lui si mise in mezzo e disse no, questo non lo prendi perché non è tuo, a casa hai i tuoi giochi, basta. Questo si oppose fieramente, il bambino si oppose fieramente, cominciò a urlare, a strepitare, fece una cosa che all'epoca i bambini facevano, minacciò di buttarsi per terra e di sporcarsi tutto. Era, per l'etica e l'estetica del tempo era molto grave,
Dopodiché, siccome il padre intervenne e gli strappò di mano questa macchinina, non so cosa fosse, il bambino cominciò a urlare, piangendo e gridando pieno di rabbia, e indicando il padre: assassino, assassino, assassino. Questa scena mi si è stampata nella testa, perché la differenza tra la gravità del gesto del padre e la gravità dell'accusa era lampante. Ecco. Quello mi è rimasto in mente come uno di quei casi in cui l'aggressività nasce da una ferita narcisistica del soggetto e si riversa con un'accusa sproporzionata su quello che aveva posto un limite, aveva semplicemente posto un limite. Ecco. Questo è per tornare al discorso di come fare il padre o fare l'amministratore o fare il dirigente di un'istituzione pubblica, eccetera, comporti la impopolarità di porre i limiti, sapendo benissimo che questo susciterà molta rabbia. Esempio contemporaneo invece di qualcosa che sta accadendo e che infrange i codici di funzionamento paterno responsabile, a mio avviso, è questo. Come supervisore di istituzioni psichiatriche vengo a sapere che sta accadendo un nuovo fenomeno a carico delle istituzioni psichiatriche. Sempre più spesso i servizi psichiatrici devono contenere soggetti antisociali, cioè a dire che si tratta di situazioni che di psichiatrico hanno fino a un certo punto, la cosa è estremamente opinabile, tant'è vero che appunto gli psichiatri se ne lamentano perché anche dal punto di vista tecnico-scientifico c'è molto da discutere su questo indirizzo, ma di fatto le istituzioni che fino a poco tempo fa erano preposte a occuparsi dei casi di antisocialità, di reati, eccetera, eccetera, stanno indirizzando verso i servizi psichiatrici questo tipo di disturbi. Non parliamo di tutti i tossicomani gravi, eccetera, eccetera, ma anche altri tipi di reati vengono mandati alle istituzioni psichiatriche che fanno sempre meno psichiatria nel senso clinico e si trovano a fare da contenitori di queste presenze difficili da contenere. Questo è un caso in cui i codici paterni di porre dei limiti vengono scaricati da un'istituzione all'altra e su questo si dovrebbe riflettere. Il discorso della responsabilità che faceva la signora mi sembra assolutamente fondamentale ed è vero che la genitorialità riguarda a tutti i livelli equivalenti, familiari, sociali e politici, riguarda proprio tutte queste responsabilità che sono scomodissime, ma che richiederebbero, secondo me, un grande lavoro collettivo di mentalità collettiva, perché l'impopolarità della funzione paterna oggi è massima. E quindi chi si prende la briga di dire un no sa che avrà delle grane. E questo è un problema che ci riguarda tutti, non riguarda solo le singole persone preposte a quei compiti. Nel ringraziare i nostri due relatori, credo che spunti per molto altro su cui incontrarci ce ne siano venuti. E volendo proprio dire ancora una parola, da quello che abbiamo ascoltato, da questo tornare sul senso della responsabilità, credo anche che da orfani quali ci sentiamo, non possiamo a nostra volta però sottrarci al fatto che dobbiamo essere, diventare, ed è indipendente dall'età, a nostra volta padri, genitori, prenderci quindi noi quelle responsabilità che lamentiamo altri non hanno saputo portare avanti. Non possiamo restare eternamente orfani, ma dobbiamo forse maturare il coraggio di essere noi a nostra volta genitore. Io do il prossimo appuntamento agli amici del centro il 29 di questo mese. L'ultimo incontro, l'ultimo martedì, prima dei martedì estate, sarà la salute ad ogni costo. Ne parleranno con noi Monsignor Zuppi, il professor Canestrari, Ilia Gardi
Diego Fusaro, coordinati dal dottor Cassetta. Quindi al 29 di maggio, e ancora grazie ai nostri relatori e grazie a voi. Buonasera.